Mino Maccari nacque a Siena il 24 novembre del 1898 in una famiglia della piccola borghesia senese. Fin da piccolo estroverso e dotato di una vivace intelligenza visiva, è portato verso il disegno libero con il carboncino, ma il padre, professore di lettere, cercò in tutti i modi di indirizzarlo verso studi umanistici. Interventista come molti giovani del suo tempo, partecipò a soli 19 anni come ufficiale di artiglieria di campagna alla Grande Guerra. Alla fine del conflitto riprese a Siena gli studi universitari e nel 1920 si laureò in giurisprudenza, iniziando poi a lavorare presso lo studio dell'avvocato Dini a Colle Valdelsa, di dove era originaria la famiglia e dove aveva trascorso l'infanzia presso i parenti. E soltanto nel tempo libero dal lavoro si dedicava alla sua vera passione, la pittura. Nel 1924, infatti, iniziò la collaborazione al settimanale Il Selvaggio e due anni dopo abbandonò la professione legale per dedicarsi anima e corpo alla direzione del giornale. Ne spostò la sede contestualmente ai suoi trasferimenti per l'Italia, dall'originaria Colle Valdelsa a Siena, poi a Torino e definitivamente a Roma. Nel Selvaggio pubblica le sue incisioni caricaturali e satiriche e diventa quasi una sua proiezione. È dichiaratamente fascista, intransigente, spavaldo, rivoluzionario e antiborghese. Il Selvaggio sarà poi lo scenario della sua critica al regime con il famoso articolo di fondo Addio al passato del 1926, in cui dichiarò pubblicamente la sua dissidenza al fascismo ufficiale, contrapponendola a quello che è definito come strapaese, corrente letteraria e culturale che aveva al centro il recupero della cultura rurale tradizionale che trovò terreno fertile nella Toscana di quegli anni. Nel frattempo si fa conoscere al grande pubblico come pittore, partecipando a varie mostre nazionali. La sua presenza nel mondo culturale ed editoriale fu molto intensa. Scrisse e collaborò con diverse riviste, Il Quadrivio, l'Italia Letteraria, l'Italiano e l'Omnibus di Leo Longanesi. E poi, durante la guerra, sul Primato di Bottai, successivamente ancora sul Mondo di Pannunzio. Continuò a lavorare per Il Selvaggio fino al 1942. Dagli anni 50 agli anni 70 Maccari fu regolarmente presente alle Biennali di Venezia, oltre che alle Quadriennali di Roma e alle Biennali dell'Incisione Contemporanea. Nel 1963 realizzò una mostra personale a New York, alla Gallery 63. Siena gli concesse il tributo più alto con l'incarico di dipingere il Palio del 16 agosto del 1970, vinto dalla Contrada della Selva. Dopo una vita passata sempre al centro dell'attenzione, morì senza grandi clamori, in silenzio, novantenne, a Roma il 16 giugno del 1989.